parte ciò, vi volevo dare qualche anticipazione, perché noi invece l'assessore più noi l'abbiamo già visto come Confindustria insieme a Confesercenti e Confcommercio, sempre regionali. Quindi ci sono delle buone novità, magari qualcuno forse già la sapete, del fatto che l'aeroporto di Ancona, il 53%, sia stato ormai sicuramente venduto ai russi, questo lo sapete già. Stanno cercando un secondo partner che probabilmente andranno a cercare in Nord Europa, perché il Nord Europa comunque è uno dei nostri maggiori fruitori. Per quanto riguarda Pierone, appunto, vi dicevo che tra le grandi novità arriverà tutto il wifi free su tutte le località balneari, da San Benedetto a Gavicce, tutte le località balneari free. Le città principali avranno wifi free, quindi tra anche Fermo, Urbino, insomma le città all'interno. Quindi io credo che per l'estate siamo pronti, per l'estate prossima naturalmente. Creeranno una special card con dei servizi che stanno valutando in base appunto alle indicazioni che daranno le associazioni maggiori di categoria, per poter creare una specie di interesse a partire dal social, perché sicuramente lo sapete, ma la Regione Marche a livello del social network è la numero uno in Italia, cioè più della Regione Lombardia e più del Lazio. Quindi voglio dire, sotto questo punto di vista siamo i più bravi, ma come al solito non riusciamo a renderlo pratico, insomma. Quindi stiamo cercando di mettere in forza tutte queste energie per riuscire a creare un prodotto da vendere. Quindi dobbiamo cercare di fare dei pacchetti, potenziandoli naturalmente, da vendere all'estero. Il nostro, io parlo della provincia di Fermo, come report noi abbiamo l'80% del nostro turismo italiano è nord, quindi Lombardia e Veneto. Per quanto riguarda, naturalmente io parlo di Confindustria, perché Confindustria ha alberghi 4 stelle principalmente, quindi il mio report magari potrebbe essere un pochino limitato, ecco perché magari aspettiamo di avere anche gli altri. Però per quanto ci riguarda abbiamo avuto dei grandi incrementi da Napoli, a zona napoletana. Perché? Perché le aziende calzaturiere hanno fatto da traino, cioè venditori, compratori eccetera, che arrivano per noi per le scarpe, gli è piaciuto il territorio e si portano le famiglie. Per quanto riguarda anche le altre novità della Regione Marche, di quello che ci hanno già accennato, i tedeschi, dicevo, per noi sarebbero importanti perché sono tornati, specialmente nella zona di San Benedetto come era 20 anni fa. Sono tornati perché comunque alcune destinazioni dove loro andavano sono diventate troppo di massa e noi siamo ancora abbastanza chicca, diciamo. E poi abbiamo un altro plus che altre regioni non hanno, appunto anche il nostro assessore al turismo è assessore al turismo e cultura. Hanno cercato di fare una simbiosi forte tra queste due assessorate. Perché? Perché la cultura non è soltanto cultura di per sé, ma diventa traino per il turismo e viceversa. Non vi dico quanti milioni di euro, ma per gli agriturismi, molto più aiutati dalla regione piuttosto che gli alberghi al mare. E abbiamo chiesto il motivo, ma il motivo è molto semplice, perché per prendere questi soldi dalla Comunità Economica Europea ci sono dei criteri e le strutture sul mare non rientrano nei criteri. Quindi la regione ci punterà parecchio sull'agriturismo. Quindi, oltre a questa card e al wifi, loro stanno programmando anche delle azioni forti di fiere, che non saranno le solite fiere che ci andiamo sempre in 100 per raccontare una cosa, ci andranno meno persone, professionalmente più preparate, che parlano almeno 3-4 lingue, quindi dandogli un tono un po' più alto, perché noi in questo siamo un po' indietro. Molto indietro. Noi abbiamo avuto delle difficoltà anche nel territorio, perché purtroppo non si parla nemmeno inglese da noi, e quello purtroppo è un grosso handicap. Quindi formazione.